Mi chiamo Lucenna Latlul, ho 31 anni. Da più di un mese faccio lo sciopero della fame dalla mia cella del carcere di massima sicurezza in Arabia Saudita, il mio paese. Mi trovo qui da più di 2 anni. Non so quando potrò ricevere la prossima visita e non so quando potrò tornare ad essere libera. Sono stata torturata, seviziata, frustata, sottoposta a elettroshock e verrò processata per terrorismo. Il processo, qualora possa essere definito tale, non avrà alcuna garanzia né di liceità né di trasparenza. Probabilmente non avrò alcun avvocato difensore. Qualora ci fosse, temo che non reggerebbe. Le pressioni potrebbero essere troppe. La mia colpa? Nel 2014 mi sono messa alla guida di un'automobile. Ho attraversato il paese, sono arrivata fino al confine. Lì ho girato un video col mio cellulare e l'ho pubblicato su internet. Più di 800.000 persone nel mio paese e all'estero lo hanno visto. In Arabia Saudita, però, alle donne non è consentito guidare. E così, il giorno dopo, sono stata arrestata. Sono rimasta in carcere per 74 giorni, poi mi hanno rilasciata. Fino al 2018 ho portato avanti la mia battaglia. Io voglio essere libera, voglio avere il diritto di essere una donna, fino alla fine. Finalmente così le autorità hanno soppresso il divieto per le donne di guidare. Il giorno stesso però ho ricevuto una telefonata. Una voce mi diceva: non commentare la notizia, né sui social né altrove, altrimenti sei morta. Così sono stata costretta a fuggire dal mio paese. I servizi segreti mi hanno trovata e mi hanno riportata a Riyadh. Sono in carcere da allora. E verrò processata per terrorismo. Il processo avverrà. O forse non avverrà. Ma che cosa si prova ad essere privi della libertà? Ad essere nelle mani di uomini senza scrupoli? Cosa si prova a non poter più decidere per sé? E ad essere liberi? Cosa si prova? Io non me lo ricordo più.